Che sarà delle mani sul corpo, dell'acqua che accarezza i piedi, delle orme impresse sulla sabbia, dell'ultima luna piena dell'estate? Che sarà dei profumi del cibo, dei libri, delle pagine scritte, di quelle cancellate, della penna tra le mie dita? Che sarà di un corpo che si muoveva seguendo il respiro, seguendo il ritmo della musica e del cuore? Che sarà di quegli occhi che han visto il cielo, i palazzi, il bello e l'imbrunire? Che sarà delle gocce di rugiada e delle nuvole sotto i piedi in ogni viaggio, in ogni volo? Che sarà della paura? Che sarà dell'amore? Arrossirà forse quella bottiglia al tocco delle labbra? Avrà paura forse quell'ultima sigaretta calpestata sull'asfalto? Spaventato dall'urlo della partoriente, rimarrà forse il bimbo intrappolato nell'utero di un tempo immobile? No, tutto rimarrà in uno spazio che non ci appartiene e ormai assente. Continuerò a vivere negli occhi di chi, guardando distrattamente il mare, una sigaretta, un libro, una nuvola, sentirà l'aura del mio passare. Ed io, passando, mi spoglierò, monile dopo monile, abito dopo abito. Lascerò cadere la pelle, i muscoli e le ossa, finché nuda, albero, verme o stella, sarò pronta a rinascere nella luce di Dio.